Hideo Kojima scambiato per un assassino. Square Enix ci farà sviluppare i suoi giochi. Ha giocato Elden Ring per 1000 ore. Playboy e il suo ingresso nel metaverso, e ci mancavano loro. Signori, bentornati su Quei Due sul Gaming con la rubrica di infotainment preferita dal web, Nebs. Oggi iniziamo con tante belle notizie, mo vi dico una cosa, mo ve la dico proprio. Prima la brutta notizia. Ha detto no, non devi leggere, oggi mi è stato vietato anche di stamparle, di solito almeno le stampo, oggi è stato vietato di stamparle, quindi è pericoloso questa puntata. No, semplicemente, siccome mi sto occupando di scrivere le notizie, è pericolosa. Almeno uno dei due deve essere all'oscuro. Così chissà, avere... uno dei due. Se vuoi le scrivi due, sono all'oscuro io, insomma. Bene. Comunque, c'è una brutta notizia. Nel mese di agosto, come sapete, l'informazione si ferma, si blocca, perché ci sono... Perché siamo italiani e andiamo tutti in vacanza. Negli altri paesi non funziona così. Ma Neves si ferma il mese di agosto, così come si ferma la serie di Minecraft. Andiamo avanti! Ho accennato. Come l'ha iniziata? No, però ce ne c'era un altro paio non di che episodi. Si ferma per sempre, per amore di quelli c'hanno già il trauma. Ci saranno l'hai traumatizzata due... a vita. Ci saranno un sacco di cose. L'episodio 2, l'episodio 3, poi ci fermiamo ad agosto e poi continuiamo. Oh, continuiamo. Hideo Kojima scambiato per un assassino. Qualche giorno fa l'ex premier Shinzo Abe veniva assassinato a Nara per mano di un ex militare di nome Tetsuya Yamagami. Il gesto, nato da un'animosità sia personale che politica, ha scosso profondamente il Giappone. E questo è l'antefatto tragico e sconcertante, e su questo, signori, non ci permetteremmo mai di scherzare. La nostra notizia, infatti, per quanto legata a questo cupo evento, è di natura più leggera e chiaramente anche videoludica. Avete mai notato quanto Hideo Kojima abbia una di quelle facce che sembra somiglino a tante altre? Eccolo qui, per esempio, affiancato a Damiano dei Maneskin. Due gocce d'acqua. E che dire della somiglianza con Gabriel Garco in quest'altra immagine? E come passare sopra i 1000 tratti in comune con una giovane Loretta Goggi? Insomma, Kojima somiglia a così tante persone che in qualche modo è finito su diverse testate internazionali al posto del vero Yamagami. L'origine dell'incredibile scambio di persona potrebbe essere un tweet del francese Damien Rieu, che condisce il suo commento «L'estrema sinistra uccide» con tre scatti in cui Kojima è affiancato alla figura del Che o indossa un colbacco. Speriamo la cosa si sgonfi presto. Kojima non ha mai ucciso nessuno a parte i miei coglioni mentre giocavo a Death Stranding. Bello, è bello. È finito sulle pagine di tanti giornali. Ma non lo sapevo questa cosa. Perché di questo Yamagami, io poi ho fatto una ricerca, la vera faccia non si vede mai, c'ha sempre una mascherina. E non ho capito perché, siccome sto tizio ha messo la faccia di Kojima in questo articolo, in qualche modo è finito no, là. No, ma povero idea. Cioè, dovrebbe finire sui giornali per tante altre amenità dentro il mondo, tipo Death Stranding. Però andiamo avanti perché... Dobbiamo... Un inviato. Ma questo mo ci parla di cucina, del fatto che è lento, no. Senza arriva mai al punto. Lui proprio. Lui propone ricette veloci comunque, per quello che è il suo mindset. Ho capito. Fumito Ueda. Oggi è la giornata mondiale della rapidità e vorrei dedicare questa ricetta facile e velocissima a tutti quelli che corrono e hanno bisogno di energia senza perdere tempo. Spaghetti, aglio e olio. Comprate delle lasagne e munitevi di sega circolare. Iniziate a creare delle striscioline sottili di 1 mm. Attenti a non farvi male. Completata l'opera, vi ritroverete con dei meravigliosi spaghetti fatti a mano. Quelli che compri già fatti sono troppo lavorati per essere sani. Catturate dell'aglio selvatico abbattendolo con una fionda caricata al peperoncino. Scuoiate la bestia ed eliminate l'anima mediante un esorcismo. Spremete delle olive verdi usando uno schiaccianoci e lasciate l'aglio a soffriggere dolcemente nell'olio che avrete ottenuto. Calate gli spaghetti in abbondante acqua salata e con una lente di ingrandimento concentrate i raggi del sole sulla superficie. Dopo circa 6 settimane l'acqua dovrebbe bollire. Scolate gli spaghetti al dente non più di 48 ore di cottura, mi raccomando. Sposate la pasta all'olio e all'aglio e mescolate dolcemente a fiamma bassa. Buon appetito! Square Enix ci farà sviluppare i suoi giochi. Addirittura, non ci credo. Square Enix non sbaglia mai un colpo, stai calmo.
quando ammetti questo, tranne quando ne sbaglia. Ah. Ora, l'idea del secolo è Live Interactive Work Game Development Cube. È un'idea di community tutta nuova, nata per mettere in stretta correlazione chi non sa un cazzo di sviluppo e chi vorrebbe lavorare in pace a una nuova IP. Un modo, insomma, di pubblicare cacate potendo poi dire a gran voce: è la cacata che avevo voluto io, voi. Che avete voluto voi. Voi, non io. Scusa, ma se uno partecipa alla live l'ha voluta. Ma è semplice, basta che leggi. Questo è lo spirito della Live Interactive Work Game Development Crew. Project Gluttony, il primo gioco imbastito attraverso questa innovativa filiera creativa, è già realtà. Si tratta di un titolo multiplayer con giocatori che devono fare squadra contro orde di mostri, una cosa innovativa. L'idea è estremamente originale, bravo, quanto originale quanto un film dell'uomo ragno in cui a un certo punto lui salva qualcuno che cade nel vuoto. Square puntualizza: vogliamo creare un nuovo tipo di sviluppo in cui gli utenti possano partecipare al processo e capire cosa accade dietro le quinte. Non tutti però possono infastidire con i loro suggerimenti professionisti del videogame intenti a fare un buon gioco. Chi può entrare a far parte della Live Interactive World Game Development Crew? Solo gli influencer con più di 3.000 iscritti potranno prendere parte al programma. Ma quindi possiamo anche noi, sì, avendone più di 3.000, diversi canali, abbiamo più... Sì. Potremmo diventare dei professionisti di punta. 3.000, con tutti i canali che ci abbiamo, abbiamo comunque una buona percentuale di riuscita della nostra idea. Sì. Quindi aprite un canale YouTube, prendete vostra cugina, mettetela in bikini e fatele fare una challenge del c***o. Con tempo 2 ore sarete idonei a insegnare a dei professionisti come fare meglio il proprio lavoro. Posso dire, ci sono anche i siti indiani dove 3.000 follower costano 50 centesimi. Fate molto prima di prendere vostra cugina, che poi magari pretende pure che la dovete pagare. Ah, va da sé che è una buona idea se con quei follower volete entrare nel programma di Square Enix per lo sviluppo molesto dei videogiochi. Ma se volete un canale vero, quei 3.000... è come se fossero zero. Sono indiani. Ha giocato Elden Ring per 1.000 ore. Elden Ring è uscito già da un po' e molti di noi hanno visto i titoli di coda numerose volte, collezionando parecchie ore di spensierato divertimento. Inutile dire che non tutti abbiamo portato a termine il gioco e non tutti i temerari che hanno accoppato il boss finale si sono lanciati in una seconda run, ma qualcuno l'ha vissuta diversamente. La strana creatura, che io immagino simile a un Gollum ma più brutto, seduto sul muschio della sua sedia da gaming, ha avuto la costanza di giocare una media di 7 ore e mezza al giorno dalla release di Elden Ring, raggiungendo le 1.000 ore totali qualche giorno fa. Intervistato, il giovane nulla facente ha dichiarato: finalmente posso pisciare. Come mai l'appassionato abbia terminato la sua avventura a sole 1.000 ore è presto detto. Il gioco non contempla la possibilità che tu giochi così tanto. Il maestro Hidetaka Miyazaki ha pertanto inciso nel codice che, se proprio vuoi continuare a giocare oltre le 1.000 ore, devi creare un altro personaggio e rifare tutto da capo. Chissà Gollum come l'avrà presa. Aspetta, quindi oltre le 1.000 ore che succede? C'era. Quel PG non lo puoi più usare. Perché? È un cap. Allora, e comunque sai a quanto si arriva in 1.000 ore? A meno del livello 700. Si arriva a 640, una cosa. Giocandolo bene. Invece col trainer ci arrivati molto prima. 1.000 ore per 24 ore al giorno. Ha giocato circa 7 ore e mezza al giorno. Se io arrivo a 999 ore, poi non posso più prendere in mano il mio video. Cioè, c'è da dire che dopo la settima NG... dopo la settima partita New Game, comunque non cambia più un cazzo. Quindi lui ha continuato a giocare proprio perché non ha un cazzo. Ma il fatto che ci sia un... mi infastidisce questa cosa. E tu non sei Gollum. Immagino. Cioè, io non ci arriverai in 1.000 ore, sono 41 giorni consecutivi, 42 quasi. In 1.000 ore si va da non so suonare la chitarra a suono alla scala. Magari sì. Si è allenato per diventare un beta tester. Intanto c'è Livio Rigori che ci vuole parlare di una cosa importante. Di sport in generale. Bentornati amici sportivi, oggi apriamo con lo sci, non c'è neve da nessuna parte, quindi passiamo ad altro, al calcio per esempio. Ha fatto parlare molto di sé lo striscione mostrato dalla tifoseria del Trimone durante la partita contro l'Imper. Il volgarissimo striscione ideato dalla falange più estremista dei sostenitori del Trimone recita così: che vinca il migliore. Gli ultra hanno fatto poi invasione nella curva avversaria per offrire bibite e panini agli spettatori. Il cibo, probabilmente avvelenato, ha causato alterazioni di tipo esilarante nei tifosi dell'Imper, che hanno iniziato a ridere, cantare e abbracciare gli avversari, intonando cori di amicizia e fratellanza. Dove finiremo di questo passo? La società sarà costretta a giocare le prossime partite a porte chiuse? Vedremo. Intanto alla prossima. Playboy
e il suo ingresso nel metaverso. E ci mancavano loro. Tutti amano il metaverso. Ad esempio, chi l'ha inventato, chi ci guadagna e chi l'ha scoperto ieri. Tra le varie realtà che propongono roba dei primi 2000 spacciandola per futuro alla Blade Runner c'è The Sandbox, un Second Life moderno in cui puoi goderti un simpatico universo in voxel, acquistare uno spazio, un'identità e smerciare NFT come fossero buste di erba in un liceo artistico. Potete anche importare le vostre creazioni in Minecraft, quindi c'è proprio tutto. Fino ad ora, per attirare gli utenti, sono state sufficienti parole come decentralizzazione, blockchain e Snoop Dogg. Sì, c'è Snoop Dogg su... È vero, purtroppo è vero. Non posso... Però The Sandbox è un bel progetto, sì, se posso. È originale pure. Ma manca una parte sostanziale del pubblico, ovvero gli utenti non interessati alla speculazione e a Snoop Dogg. E qual è la parola d'ordine per loro? Semplice, figa. E così Playboy si presenta alla festa, portando nel mondo virtuale la famosa Playboy Mansion, ah, tutta proprio, la villa delle conigliette. Quindi gli utenti troveranno giochi, eventi, contenuti a tema Playboy, tutto rigorosamente giocabile con la mano sinistra. E voi? Siete pronti al futuro? Posso dire una cosa? Però se ci va Playboy nel mondo voxel, non è che c'è tutta sta fantasy, almeno si torna un po' alla creatività. Credo che in qualche modo nel mondo voxel verranno inseriti i veri contenuti di Playboy. Quindi troveranno il modo di inserire le texture delle copertine, magari mettere delle playmate ufficiali, esclusive solo per The Sandbox. Allora, The Sandbox era un bel progetto, poi piano piano, comunque il mondo in questo momento della blockchain non è che vada proprio, tiri proprio fortissimo, però questo ci serve per delineare chi rimarrà e chi non rimarrà. Ecco, The Sandbox, anche se non è un progetto che mi piace poi troppo, potrebbe essere una di quelle cose che rimarrà nel futuro e anche per le collaborazioni che ha fatto. Io ieri mi sono fatto un giro su The Sandbox perché non curiosavo da un po' e ho visto che una skin sta a $260. Ma dipende dalla skin, la puoi fare pure tu la skin, la puoi mettere a quanto vuoi, poi vedi se c'è mercato, come qualsiasi cosa. Però la roba di Snoop Dogg è abbastanza... Incipit, per esempio, è a $16.99 su Amazon, lo potete comprare. E non è in voxel. Mentre se io faccio una skin di Incipit su Sandbox la posso mettere pure a €300, ma devi trovare chi se la compra. Io me la comprerei. Date un occhio, imparate a capire, lo dico sempre, almeno imparate le basi della blockchain e del perché sarà sicuramente il futuro, che se ne dica ci troveremo pure noi a dover cambiare prima o poi. Ma io non penso che la blockchain sia il male. Per me è il male tutto quello che nasce con l'intento di vendere prima che con l'intento di creare. Ma non è vendere. Togliti il concetto di vendita. Il concetto è di proprietà. Sì, ma perché questo dovrebbe essere un valore aggiunto per me che voglio un bel gioco? Ah, ma tu vuoi un bel gioco e va bene, ma è un valore aggiunto nel mondo in cui stiamo andando adesso. Esattamente come un file digitale. Un pezzo di musica è un file che puoi aver fatto tu oppure no. Ok? E magari la gente, tu non sei amante del collezionismo, quindi non compreresti mai un vinile firmato da James Bronson, ok? Chi è James Bronson? Un nome a cioè Charles Bronson, volendo. James è il fratello. Però che, un vinile firmato da Charles Bronson lo vorrei perché... Che fa musica nel sottoborgo di New York, okay? Tu non lo vorresti mai? No. C'è qualcuno nel sottoborgo di New York che vorrebbe quel vinile. Perché è firmato, è unico, è di Charles. Assolutamente. Di James. Bronzo. Sì. No, mi hanno detto che a un certo punto il sole squaglierà questo pianeta, quindi smettetela di collezionare e godetevi la vita. Alla prossima!